di essere qui con noi fra i tuoi tifosi a casa tua? Era molto tempo che volevo giocare nel Milan, poi ovviamente giocavo in un'altra squadra e quindi non potevo venire qua, però adesso ho avuto la possibilità e sono corso. Sai che Milano, la Milano rossonera sta impazzendo per te? No, non lo so, devo vedere ancora. Vedrai stasera, vedrai allo stadio domenica sera per Milan-Udinese. Noi abbiamo mandato in onda su Milan Channel il coro che ti facevano i tifosi del City. Qui dai nostri tifosi, che coro vorresti ti facesse? Milano è inondata da Balotelli, ce l'abbiamo noi. Basta che mi vogliono bene, io riesco a ricambiare, sono a posto. Che momento è questo della tua vita? Che cosa ti riproponi di fare nel Milan con la maglia rossonera? Guarda, ho cominciato questa stagione non molto bene col City e vengo qua per... Bene. Ci hai sperato tanto in questo mese di gennaio che accadesse tutto questo? No, ma io lo sapevo, poi sai, i giornali parlano tanto, ma io lo sapevo già di venire. Lo sapevi e hai fatto anche mosse importanti, abbiamo letto sui giornali, hai fatto anche scelte importanti per essere qui con noi. Sì, è vero, però speriamo che servano a un futuro per fare grande il Milan ancora di più e fare grande anche me. Mario, benvenuto e grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie davvero a Mario Balotelli. Eccoci. Eccoci ancora con la maglia. La vedete? Maglia e sciarpa, un bel connubio. E Mario Balotelli lascia l'aeroporto della Malpensa per raggiungere l'ospedale di Busto Arsizio. Busto Arsizio naturalmente per le visite mediche, poi domani Milanello e naturalmente ci sarà poi una serata importante quest'oggi. Vedete Mario Balotelli che raggiunge ancora una delle auto che lascerà